ci esponga pure quella che è la sua filmografia, sia pur parziale, così da capire se abbiamo avuto il piacere di visionare qualche sua opera. In pochi secondi tutto l'appartamento diventa un'immensa macchia scura in movimento. Io sono paralizzato dal terrore. Mi guardo intorno e cerco una via di fuga. Poi, mentre tremo, cerco di pensare. E finalmente mi viene un'idea. Senta, io la volevo ringraziare. Lei è stato davvero molto gentile. Ce l'avrebbe una sigaretta per me? Buongiorno, documento, grazie. Motivo dell'ingresso in Svizzera? Quando il vino si è versato. Addormentati. Sono qui. Sono venuto a farti visita. Nino, non posso. Ma Cristo de Dio, sono 5 righe, 3 righe, per favore. Senti, magari non te ne frega un cazzo, ma la mia fidanzata, la mia ex fidanzata, ieri si è sposata con un altro. L'amore è una cosa terrificante. L'amore vince sempre lui. Io da tempo ho deciso che non avrei più scritto. Va bene? Te che ci fai ancora qua? Sono passato a vedere come stava Marlo. Ehi ragazzi, vai, andiamo di là, mettiamoci un po' più comodi. Visto che ci vivete in due, già tanto che non vi faccio pagare per Achille e Margarete non si comprano. Achille e Margarete sono liberi. Il porno è la nuova frontiera della sperimentazione. Evviva il porno, evviva i soldi. Che cazzo siete? Sta calmo, devi stare calmo. Il carico d'eroina sequestrato ai Corona. Ce l'avete voi? In deposito. È arrivato 3 giorni fa ed è sorvegliato 24 ore su 24. Da quanti uomini? Sei. Che tipo di rifiuti venivano sversati là dentro? Fusti che venivano dalle fabbriche, residui di vernici. Solventi. Sì, rifiuti tossici, fanghi industriali. L'ispettore Giordano ci ha accennato a dei rifiuti radioattivi. Colonnello, lei perché non arrestò subito Salvatore Partanna prima che lui salisse in macchina? Cioè Forse potevamo disarticolarla. lei ci sta dicendo che abbandonò la sorveglianza sul covo del capo della mafia di sua iniziativa, senza informare la procura?